Ercole Menduti, sono un piccolo agricoltore del Salernitano, della Piana del Sele, dove ci troviamo. Sono possessore di una media azienda condotta da me e da mio fratello. Ci siamo abbastanza specializzati nelle colture ortive, quasi tutto sotto serra. Facciamo questo lavoro per la quarta gamma, per produzione di insalatine, usiamo tutti i trattori di piccola taglia per i lavori sotto serra. Io mi ricordo il mio primo trattore perché l'ho guidato. Il 25C, all'età di 6-7 anni, lo guidavo. Io ero e lo sono tuttora un fissato del marchio, delle macchine. La passione per le macchine grandi la compenso con un poco di conto terzi. Uso il T7, il 190, il 180 Fiat, vecchio Fiat New Holland 180, 140, 110. E ho una serie, una bella serie. Le piante le vedo, le guardo 10 volte al giorno per poter sapere, non ho bisogno del dottore, io non sono diplomato né laureato né, perché le, ci parlo, veramente ci parlo. Se lei si nasconde e mi guarda vicino alla pianta, io vado, mi ci inginocchio e gli domando di che cosa ha bisogno e mi risponde, non lo so, però succede. Questa qua non è un trattore, questa non è un sentimento per me. Questa è... non ne posso parlare. Non ne posso parlare di questo trattore, guardi, tiene 40.000 ore di lavoro. Questa mi prefissi all'acquisto di distruggerla subito perché non mi piace, perché volevo un 550. Non c'era a disposizione e io dissi la distruggo subito per comprarci, non ci sono riuscito, basta. Perché io a 15 anni, 16 anni, io ero un turbolento. Una sera una scommessa, dico tu fai saltare la moto, io ti faccio saltare il trattore. Venni qua in azienda, presi il trattore e lo feci saltare, ma è rimasto nella storia. Guarda. Il ferro di cavallo si è messo per il malocchio, messo proprio per, non, per evitare il malocchio. Ogni volta che il trattore l'ha trovato nel lavoro, gliel'ho messo davanti. Se non lo trovano, non gli spetta. Che le devo dire, il 70-70, all'autocommand io già possedevo 3 macchine di questa potenza. Questo è il top perché è una macchina che si lascia fare tutto, guida lei all'operatore. Se l'operatore non lo sa fare lei. Non ne avevo bisogno in quel momento, però l'ho comprata solo perché era troppo bella per lasciarla davanti al rivenditore, hai capito? Questo è l'ultimo gioiellino arrivato in azienda, però sfido io, la guardi, è bellissima, è tanto bella che è impossibile portarla nel terreno così bagnato nel fango. Ah, indubbiamente in questo momento è quello del centenario, signori, bellissimo, bellissimo, anche perché non ho avuto la possibilità di salirci sopra. Quello è il mio sogno, è bellissimo quel trattore. Quella vecchia linea ristilizzata, lanciata nel futuro, e quello è proprio il sogno, è la bellezza. Mio padre è nato nel terreno, mia madre figlia di agricoltori, io agricoltore, appassionato di macchine che non le dico. Cambierei tutto della vita, tutto, ma le macchine no. Quelle lì restano, gliel'ho detto, stanno nel DNA.